Serena a tutti, il mio nickname è Bircide. Molti mi conoscono già grazie ai noti film che girano nel web, Il ritorno dei Paninari 1 e Il ritorno dei Paninari 2. Prodotti dal sottoscritto e realizzati grazie alla collaborazione della Fabius Art a cavallo tra il 2010 e il 2011, e visibile al mio canale YouTube Bircide. Molti si chiederanno come mai porto gli occhiali da sole, visto che il sole non c'è. Ebbene, non vi ricordate che i Paninari indossavano i Ray-Ban anche il sabato pomeriggio in discoteca per cuccare? Infatti, oggi sono qui per parlarvi dell'universo Paninaro. In particolar modo coglieremo l'occasione di presentare in ogni puntata la descrizione dei contenuti di ciascun numero del fumetto Paninaro, edito tra il gennaio del 1986 e il dicembre del 1989, in 48 numeri mensili. Ho deciso questo perché, in quanto nessuno ovviamente ci ha mai pensato e lo ha mai realizzato. Proprio in questi giorni, i mass media hanno nominato più volte il termine Paninari grazie al marchio Moncler, che debutta in Piazza Affari col botto, in quanto il titolo chiude con un rialzo del 46%. Inoltre anche il neo segretario del PD Matteo Renzi ha parlato dei piumini Moncler, sottolineando che non li ha mai sopportati, così come i Paninari, che gli sono sempre stati antipatici. Ebbene, io sono qui per difendere la categoria. Il clima è quello giusto, anche perché a cavallo tra la citazione di Matteo Renzi e il debutto di Moncler in Piazza Affari si è anche conclusa l'edizione rimasterizzata in 6 DVD della serie del Drive-In, ed è pur uscito ufficialmente per la primissima volta il film Italian Fast Food in DVD, appunto, sinora esistente solo in VHS. Insomma, a distanza di ormai 30 anni siamo ancora qui a parlare di quel magico periodo che sono gli anni 80. Chi è informato su questo tema sa che i Paninari hanno origine a Milano, verso la metà degli anni 80. La storia racconta che il movimento nasce in Piazza Liberty, al bar Al Panino, tutt'oggi presente, anche se con un'insegna totalmente differente e purtroppo con uno spirito che non è più lo stesso. In questa prima puntata vi voglio parlare del fumetto numero 1 del Paninaro, dove al suo interno, ancora in fase sperimentale, troviamo la prima storia del fumetto dal titolo Il Galloso della Zundapp, dove avremo il piacere di conoscere Lucido, quindi il protagonista, e la sua Zundapp. Troveremo poi all'interno di questo fumetto la mappa delle bande milanesi, il dizionario del Paninaro, la moto galla e la scarpa giusta, ovviamente la Timberland. A questo fumetto non riuscì a tener testa nessun'altra casa editrice, anche se possiamo ricordare Cucador, edito dalla EPR Garden di Milano, quindi un fumetto molto aristocratico, ricco di contenuti, comunque ebbe ovviamente notevolmente un minor successo. Wild Boys, pubblicato dalla Look Boys, sempre di Milano, e a seguire testate meno note, forse molto meno note, come Zippo Panino, che è un fumetto ovviamente dedicato in particolar modo al Paninaro, e Sfitti, un fumetto rosa pensato per le ragazze e molto meno noto di Preppi, edito sempre da Lady Fumetto, 6 mesi dopo l'uscita del primo fumetto del numero di Paninaro. Ebbene, termina qui la prima puntata di Paninaro, sperando di essere seguito da numerosissimi galli in questo mio ingegnoso programma tutto sperimentale. Auguro buoni paninazzi a tutti gli appassionati degli anni 80. Ricordatevi di mettere mi piace alla pagina Paninaro Abbigliamento, almeno cercheremo di rivivere anche se solo virtualmente la moda del Paninaro, e visitate il Principe Shop di eBay, che è un negozio online dedicato interamente agli anni 80, in particolar modo al Paninaro. Io e la mia Clizia vi auguriamo un buon Natale e un felice 2014.